cominciato questo film perché ero alla ricerca di storie sulle ossessioni in tempo di crisi e lessi, io in quel periodo vivevo in Sicilia, e lessi di una notizia che parlava di un corso di formazione per preti esorcisti. E, insomma, l'idea della formazione applicata all'esorcismo già era piuttosto interessante e cominciai le ricerche cercando di parlare con dei preti che mi spiegassero un po' cosa stava succedendo e mi fu spiegato che la pratica dell'esorcismo non era qualcosa come io pensavo, che apparteneva a un passato residuale e oscurantista, ma era qualcosa invece in grandissima espansione e che in realtà era una risposta a una domanda che si stava che stava crescendo in modo esponenziale di persone che chiedevano aiuto alla Chiesa perché sentivano di essere prese da un malessere che secondo nella loro interpretazione poteva essere qualcosa di diabolico. Dimmi quando te ne vai. Vattene. Lascia in pace Lucia. Già l'hai fatto soffrire tanto. Vai via, già l'hai fatto soffrire tanto. Vattene, Satana. Ti esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.